Truffa ed esercizio abusivo della professione di promotore finanziario. Sono queste le accuse mosse dalla Procura della Repubblica di Perugia sul conto di un cittadino di Umbertide, di 63 anni, ritenuto responsabile di una serie continuata di truffe ai danni di oltre 100 persone. L'uomo, senza essere iscritto all'albo professionale, in una sorta di porta a porta, proponeva investimenti particolarmente allettanti e redditizi con la formula del raddoppio del capitale in un anno. Come accertato dalla Finanza di Perugia, il falso promotore, per rendere più credibili le proprie proposte, rilasciava agli investitori, gran parte residenti nell'Eugubino e nell'alta valle del Tevere, documenti tra cui ricevute, contratti, prospetti di liquidazione degli interessi totalmente falsi, creati ad hoc in modo da celare l'inganno. Al momento della richiesta di restituzione del capitale, proponeva ai risparmiatori un reinvestimento e, per conservarne la fiducia nei confronti del suo operato, li gratificava con l'elargizione di benefit quali elettrodomestici, fotocamere, lavatrici e altri gadget elettronici. Quando non bastava, di fronte alle insistenze di alcuni investitori, cercava di prendere del tempo, prospettando l'avvio di azioni legali nei confronti di ipotetiche società di investimento responsabili, a suo dire, della mancata restituzione in tempi brevi del frutto degli investimenti. A tale scopo utilizzava dei moduli recanti l'intestazione di uno studio legale che, informato della vicenda, ha subito presentato querela nei suoi confronti. Nel giro di quasi 4 anni, secondo la ricostruzione operata dalle Fiamme Gialle perugine, il falso promotore finanziario è stato in grado di raccogliere risparmi per oltre 1 milione di euro.